Mentre stavo passeggiando ho trovato un granello di sabbia rossa che emetteva una luce fioca. Una volta raggiunti i 10 centimetri, al demon sono spuntate 4 zampette. Ho deciso di chiamarla Anna. Anna! Vuoi liberarla o vuoi tenerla? Posso. D'accordo. Noi siamo una famiglia. Staremo insieme per sempre. Anna! Nana! Che carina! Sono Demon User. Ora da bravo bambino, dammi quel demon. L'associazione dei Demon User ha offerto una grossa ricompensa per la cattura di un demon immagazzinatore. Kento! Non sei ferito, no? Ah! Mamma! In viaggio? Viaggi senza un adulto? Nel Kyushu esiste un demon che ha la capacità di riavvolgere il tempo. Verrai mangiato dai demon. Ikeso! I demoni inutili devono essere abbattuti, o l'area in cui possono vivere gli umani diminuirà. Posso chiederti come mai sei così gentile con noi? Il tuo demon mi interessa. Prepararsi all'attacco di un demon pericoloso. Scappa! No! Immagino che abbia una particella demonium nella testa. Se si schiude, lui non sopravviverà. Perciò Kento rischia di... Sono stufo di voi schifosi esseri umani. Qual è il suo obiettivo? Il ragazzo e i demon possono comunicare. Non ti faranno del male. L'esistenza di demon come te è un pericolo per gli esseri umani. Tu sei ancora dalla parte degli umani. Sei tu, maledetto! La coesistenza tra umani e demon. Vedere Kento e Anna insieme mi fa credere che sia possibile. Aspettami, Anna. Fra poco sarò da te. Che succede? Che cos'hai, Anna? Ti sei dimenticata di me?